luogo in Campidoglio il 42esimo congresso della Dante Alighieri. Vi partecipano l'onorevole Orlando, malgrado il divieto dei suoi medici, e l'onorevole Terracini. Il commissario di Roma De Cesare porge ai congressisti il saluto e l'augurio della città. Il ministro Gonella porta il plauso e la solidarietà della scuola italiana alla Dante. Orlando ritroverà quella eloquenza che seppe riunire gli animi nei momenti più difficili. Nella bilancia morale del mondo, l'Italia può ancora esportare civiltà e la Dante ne è uno dei veicoli.